Mio figlio è il mio successo più grande che ho nella vita. Benvenuta. Stai per partecipare al questionario di Proust. 35 domande in rapida successione per rivelare la tua vera personalità. Una volta letta la domanda, avrai 5 secondi per rispondere o non rispondere prima di passare alla successiva. Vabbè. Terminate tutte le domande, avrai il tempo di riflettere sulle risposte e, nel caso, correggere il tiro. Qual è la tua idea di felicità perfetta? L'amore. Qual è la tua paura più grande? Lasciare andare le persone. Qual è il lato di te che fai più fatica ad accettare? Il senso dell'abbandono. Qual è la caratteristica che meno ti piace negli altri? L'ipocrisia. Quale persona vivente ammiri di più? Mia madre. La tua più grande stravaganza? Essermi buttata da un paracadute. Qual è il tuo attuale stato d'animo? Riflessivo. La virtù più sopravvalutata? Quando le persone si vantano della loro semplicità, e credo che è un qualcosa che devono dire gli altri, non devi dirlo te stesso, ecco. In che occasioni menti? Ma io non sono una che dice, posso aver detto qualche bugia bianca, ma non sono una che mente in realtà, non ho una bugia importante, ecco. Che cosa ti piace di meno nel tuo aspetto fisico? Le mie braccia. Quale persona non avresti mai voluto essere? Una persona che invece di dare al popolo tutta la tranquillità che dovrebbe, è pensare alle sue tasche per i suoi interessi. E qui ho detto tutto. Qual è la qualità che più ti piace in una persona? La generosità. Qual è la qualità che più ti fa innamorare di una persona? L'autoironia. Quali parole o frasi utilizzi eccessivamente? Gina. Che cosa o chi è l'amore più grande della tua vita? Mio figlio. Quando e dove sei stata più felice? Il 19 di luglio, quando è nato mio figlio. Che talento vorresti avere? Il menefreghismo. Se potessi cambiare una cosa di te stessa, quale sarebbe? Forse l'ho detto prima, ma è una cosa per me difficile, il senso dell'abbandono. Qual è il tuo più grande successo fino a qui? Mio figlio è il mio successo più grande che ho nella vita. Se dovessi morire o potessi tornare come una persona o una cosa, quale sarebbe? Giovanna d'Arco. Perché è una visionaria, è una guerriera, una donna che è stata, anche se nella sua follia, ma è stata una donna in quei tempi che ha rivoluzionato tutto. Dove ti piacerebbe vivere? A Follonica, a casa mia. Qual è la cosa più preziosa che possiedi? Mio figlio. Qual è la battaglia sociale che ti appassiona di più? L'aborto. Poi insomma, in questo momento, figurati, sono proprio... cazzata nera. Qual è la tua attività preferita? Allenarmi. Qual è la tua caratteristica più marcata? Allora, dicono di me, dicono gli altri, la la genuinità. Che cosa apprezzi di più nei tuoi amici? L'amore che nutrono per me. Quali sono i tuoi scrittori preferiti? Allora, Pablo Neruda e Patrick Susskind. Chi è il tuo eroe di fantasia? Batman, perché è figo in tutti i sensi, perché vorrei essere salvata da uno come lui. Con quale personaggio storico ti identifichi di più? Con Oriana Fallaci, perché anche lei è stata una donna che in quell'epoca è stata diversa, guerriera, è andata incontro a tutto quello che era che imponeva la società, una donna che non aveva paura di dire quello che pensava, e questo per me è, non apprezzo, ecco. Chi sono i tuoi eroi nella vita reale? I miei eroi?
Il mio eroe più grande è mio figlio. Io so che l'avrò detto 4 volte, ma giriamo lì, è lui il mio eroe. Perché mio figlio è un eroe nel senso che mi dà quella forza, lo stimo, lo ammiro. Come vive le cose, la sua intelligenza, la sua sensibilità ha una testa che a volte mi sorprende, quindi è il mio eroe per tutto quello che riguarda la mia vita. Quali sono i tuoi nomi preferiti? Allora, come maschio, Enea, anche se ovviamente Isal è stato il mio nome preferito, ma se dovessi avere un altro figlio lo chiamerei, mi piacerebbe Enea. E come femmina, Ines. Qual è la cosa che proprio non sopporti? Il non rispetto. Qual è il tuo più grande rimorso? In realtà non ne ho, perché quello che io ho scelto nella mia vita, che sia privata o che sia lavorativa, l'ho fatto perché volevo farlo, non ho sentito mai obblighi, quindi rimorsi non te ne so dire, ecco. Come vorresti morire? Non soffrendo. Qual è il tuo motto? Il mio motto è non arrendersi mai. Adesso abbiamo finito il questionario. Che fatica. C'è una di queste risposte che vorresti cambiare? No, perché sono state molto di getto e questo credo che è la cosa più vera, no? Il rispondere senza pensare. Ciao, sono Vanessa Incontrada e se volete vedere altri video sul Vanity Fair, cliccate qua.